Benvenuti al nostro primo incontro di Mindfulness Io Resto a Casa. Io sono Cecilia Waldecranz, sono psicologa, psicoterapeuta, medito da tanti anni e insegno Mindfulness da alcuni anni. Dunque, in questo primo incontro io vi introduco a quello che si chiama Body Scan. Body Scan è una meditazione sul corpo, dove andiamo a fare contatto al meglio che possiamo con varie parti del nostro corpo. Quindi questa pratica ha come finalità di risvegliarci ai sensi. Kabat-Zinn dice di fall awake, di svegliarci ai nostri sensi e quindi andando con la nostra mente, con il nostro occhio della nostra mente, facendo contatto con varie parti del nostro corpo, scopriamo com'è questo contatto. Ci saranno parti del nostro corpo dove il contatto sarà in un certo modo, ci saranno delle fibrillazioni, sentiamo il corpo forse pesante, leggero, possiamo avere vari tipi di sensazioni fisiche. In altre parti forse il contatto è difficile, non è che dobbiamo sforzarci, ma fare al meglio che possiamo questo contatto. E durante questo percorrere e conoscere il corpo andiamo a conoscere la nostra mente, perché quello che accade mentre che noi seguiamo la guida del body scan è che la mente si distrae, perché questa è nella natura della mente. E quindi ci troviamo certamente a pensare a tutt'altro, a stare da un'altra parte mentalmente. E questo va bene perché è normale. Quindi questo accade quando ci accorgiamo, quando diventiamo consapevoli di questa distrazione, con un sorriso, con un bel sorriso, senza biasimarci, torniamo a portare la mente su questo percorso sul corpo. In tutto questo sarà molto importante questo atteggiamento aperto, curioso, cioè voglia di conoscere, un'indagine come fanno gli scienziati, come bambini piccoli che vogliono conoscere la realtà delle cose, senza biasimarci, quindi senza criticarci, ma con un'accoglienza alla realtà delle cose, così come si presentano momento dopo momento. Detto questo, voglio proporvi, oltre a fare questo body scan, con questa settimana di scegliere un'attività. L'ha già accennato Cristina, di scegliere un'attività come lavarsi i denti, le mani o preparare un piatto, qualsiasi attività e farla per una settimana con la stessa modalità di attenzione proprio alle sensazioni fisiche, a dove va la mente, l'emotività, i pensieri, tutto lo stato d'animo mentre che facciamo questa attività. E quindi vi invito a questo punto di scegliere un luogo nella vostra casa, un luogo dove potete stare indisturbate per una mezz'oretta, mettere un materassino, una copertina, qualcosa di morbido, di caldo per terra, qualcosa forse sotto la nuca, se avete una sofferenza del cervicale, non vogliamo creare dolore dove non c'è. Così vi sdraiate e lasciate che le braccia si allungano lungo il corpo e potete accendere la registrazione body scan e cominciare a fare la prima pratica. Io vi auguro una buona pratica e ci vediamo presto. Grazie. Ora faremo un body scan. Siamo sdraiati per terra su un materassino, comodamente,
lasciando le braccia lungo il corpo. E iniziamo così a fare contatto con il corpo intero. Quindi sentiamo proprio le sensazioni fisiche nel stare sdraiati in questo momento su questo materassino. Sentiremo come alcune parti del corpo appoggiano più pesantemente su questo materassino, mentre altri non hanno molto contatto. Alcune parti del corpo forse sono un po' in tensione, mentre che altre parti sono più rilassate. Possiamo sentire calore, possiamo sentire freddo. È bene chiaramente trovarsi in un ambiente di una temperatura piacevole. E comunque siano le cose che noi possiamo provare a sentire come sensazioni fisiche, come stati d'animo, come pensiero durante questo percorso che si chiama Body Scan, saranno tutte ben accetti. Il nostro compito, diciamo, è proprio questo di accogliere le cose così come sono nel momento che si presentano. E quindi sentiamo tutto il corpo nella sua interezza, i piedi, le gambe, il bacino, la schiena, le spalle, la testa. E facendo contatto con tutto il corpo sentiamo anche la respirazione. Sentiamo come aria entra nella parte toracica, allargando così la cassa toracica, il petto, e poi scende giù, allarga la parte addominale, la pancia. E poi viene spinta fuori nel momento dell'espirazione, quindi si restringono, si restringe l'addome, la pancia, il petto e aria fuoriesce. E questo inspirare ed espirare accade sempre e spesso al di fuori della nostra consapevolezza. Ma in questa pratica portiamo proprio l'attenzione, siamo consapevoli di ogni respiro, di ogni inspirazione e di ogni espirazione. Quindi stiamo un momento su questo fluire del respiro, senza volerlo né controllare e né cambiare. E ora immaginiamo che portiamo la nostra attenzione giù insieme con il respiro al talone sinistro. Vediamo quindi di fare contatto, di sentire il talone della gamba sinistra. Possiamo sentire il contatto fra talone e il materassino. E con il respiro possiamo entrare a sentire come è dentro il talone, quali sono le sensazioni dentro. Cosa troviamo? Quindi non è un pensare al talone, ma è proprio fare contatto. È un contatto con i sensi. Sentirlo, ascoltarlo. Anche immaginarlo.
E ci spostiamo sul piantare, sulla pianta del piede. Forse qui è più evidente il contatto con l'aria, quindi la pelle sente, la pelle sotto il piede, che può sentire l'aria che gira. Quindi andiamo a sentire com'è questa sensazione di sentire l'aria sotto il piede. Poi andiamo a sentire la luce e poi tutte le altre le dita. E può darsi che non abbiamo lo stesso contatto, la stessa facilità di fare contatto con ogni parte del nostro corpo. E quando è così, quando il contatto è un po' difficile, vediamo proprio di accogliere questa difficoltà, sentire com'è questa difficoltà di contatto con questa parte del corpo. E dopo le dita sentiamo il dorso del piede. E poi la caviglia. E ora vediamo di accogliere tutto il piede, con tutte le varie parti, proprio come oggetto singolo, come oggetto per la nostra attenzione. Portiamo dentro il nostro respiro, andiamo a esplorare le sensazioni all'interno, le sensazioni interne e esterne del nostro piede sinistro. Durante questa pratica, durante questo esercizio, accadrà più di una volta che la nostra mente se ne va altrove, se ne va con qualche pensiero, comincia a pensare a qualcosa che è successo prima oggi o qualche cosa che accadrà più tardi o qualche preoccupazione che portiamo con noi o qualche cosa nel corpo che ci dà fastidio, ma anche con senso di noia o di inutilità. Insomma, la mente può essere attratta da varie cose e quando noi scopriamo che la nostra mente sta vagando, non sta sul corpo, vediamo dove sta. E vediamo quindi di accogliere la mente dove è e guardare un po' dove è andata a finire per poi gentilmente, senza biasimarci, tornare, portare l'attenzione sul corpo. E quindi ora inspiriamo nel piede sinistro e con l'espirazione lasciamo andare l'attenzione del piede sinistro. E ci spostiamo con la nostra attenzione sul polpaccio. La nostra attenzione è sempre gentile, non critica, è curiosa, vuole conoscere, proprio come i ragazzini vogliono conoscere, ma anche come gli scienziati vanno proprio a esplorare per conoscere più piccoli dettagli gli oggetti dell'osservazione. Ora abbiamo il polpaccio. Osso, la pelle, muscoli, tendine, sangue che scorre. Vediamo di fare contatto quindi con il polpaccio della gamba sinistra. Inspiriamo per l'ultima volta nel polpaccio ed espirando lasciamo andare questa tensione e spostiamo la mente sul ginocchio, questa piccola cerniera che
piccola ma così importante per il movimento della gamba. Andiamo a esplorare la cerniera, cioè questo piccolo ginocchio. Inspiriamo per l'ultima volta nella cerniera, nel ginocchio e con l'espirazione lasciamo andare la tensione per spostarla sulla coscia. Una grande parte questa della gamba, quindi un osso lungo. E portiamo quindi il respiro dentro, vediamo di conoscere le sensazioni di questo momento nella coscia. E può darsi che la nostra mente di nuovo, più di una volta, sia andata ad essere attirata da qualche altro oggetto. E quando è così, sappiamo che questa è la natura della nostra mente e anche parte di questo esercizio. E proprio conoscere questa qualità, questa abitudine della nostra mente di saltare da una cosa all'altra. E quindi vediamo dove è andata e con gentilezza la riportiamo sul corpo. E ora inspiriamo per l'ultima volta nella coscia, una bella ispirazione, e con l'espirazione lasciamo andare la tensione per la coscia e ora vediamo di accogliere tutta la gamba sinistra nella sua interezza, quindi dal talone, la pianta, le dita, tutto il piede, il polpaccio, il ginocchio, la coscia. Sentiamo come scorre sangue, come si può respirare attraverso tutta la gamba sinistra, portandola proprio in una gentilissima e molto curiosa attenzione, attenzione curiosa. E che se, così, inspiriamo per l'ultima volta attraverso tutta la gamba sinistra e lasciamo andare questa attenzione. E ora riportiamo la nostra attenzione, il respiro giù e quindi questa volta sul tallone destro. E facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto nella gamba sinistra, quindi cominciando dal tallone, poi portando l'attenzione alla pianta. La luce. Le dita, il dorso, la caviglia. E poi tutto il piede nella sua interezza. Andiamo a esplorare il piede. Ed inspiriamo l'ultima volta nel piede e con l'espirazione lasciamo andare questa tensione per spostarlo sul polpaccio. Se durante questo percorso entriamo in pensieri come inutilità, noia, che senso ha,
Vediamo semplicemente di guardarli, accogliamo questi pensieri, questi stati d'animo, con la stessa curiosità come accogliamo il resto del corpo e poi li lasciamo proprio stare e torniamo con l'attenzione sul corpo, in questo momento sul polpaccio. Inspiriamo quindi l'ultima volta nel polpaccio e con l'espirazione lasciamolo andare. E portiamo il ginocchio alla nostra gentile e curiosa attenzione. Inspiriamo quindi nel ginocchio. E lasciamo l'attenzione con l'espirazione. L'attenzione ora va sulla coscia. Inspiriamo una ultima volta nella coscia e con l'espirazione lasciamo andare l'attenzione. Ed è ora di cogliere tutta la gamba destra nella nostra attenzione. Vediamo di accoglierla tutta e sentire proprio come scorre il sangue, il respiro attraverso tutta la gamba, sentendo tutte le varie parti. Bene, inspiriamo l'ultima volta e con l'espirazione lasciamo andare questa attenzione ed ora siamo arrivati, abbiamo giunto la parte pelvica, un osso molto grande, una parte del corpo dove ci sono anche gli organi molto importanti per noi, quindi vediamo di entrarci con la nostra attenzione gentile. E di ascoltare le varie parti, sentirle, questi organi, sentire questo osso che dove sentiamo forse probabilmente con facilità il peso sul materasso. Quindi un contatto abbastanza consistente esterno. E sentiamo quindi il contatto esterno, ma andiamo anche dentro. Per fare contatto con i vari organi. Quindi portiamo il respiro nella parte pelvica. Normalmente andiamo a sentire il nostro corpo quando c'è qualcosa che non va. Il body scan è un modo per stare con il corpo così com'è. Quindi ci possono essere parti dove troviamo qualche dolore, parti in tensione e parti che stanno bene, che sono rilassate. Quindi vogliamo conoscere tutto il corpo, così come si presenta in questo momento. Inspiriamo per l'ultima volta dentro la parte pelvica e con l'espirazione lasciamo andare questa tensione e la portiamo ora sull'osso sacro per poi seguire vertebra a vertebra a lungo tutta la spina dorsale, sentendo tutta la schiena fino alle cervicali.
Arriviamo fino alla parte cervicale e facciamo un'ultima inspirazione allungo tutta la spina dorsale e un'espirazione con la quale lasciamo questa tensione per questa parte del corpo. E così siamo arrivate alle spalle. Possiamo sentire come le spalle poggiano bene sul materasso o forse poggiano poco. Possiamo sentire le spalle in tensione o possono essere piuttosto rilassate. E a noi interessa di accoglierli così come sono in questo momento e portare una gentile attenzione a questa parte del corpo in questo momento, portando attenzione attraverso anche il respiro. Quindi stiamo in questo momento con le spalle, sentendo le sensazioni fisiche, corporee che qui troviamo. Inspiriamo per l'ultima volta nelle spalle e con l'espirazione lasciamo andare la tensione. E ora tocca le due braccia, iniziando con entrambe due le mani. Sentiamo quindi come le mani poggiano sul materassino o forse poggiano sulle nostre gambe. Sentiamo comunque questo poggiarsi delle dita, della mano, di entrambe e due le mani. Poi sentiamo la parte interiore di entrambe e due mani. La parte esteriore. E tutte le dita. Questa pratica, questo body scan, è pensato per svegliarci ai sensi, ma può essere che possiamo sentire un po' di sonno e se cominciamo a essere un po' troppo stanchi e quindi addormentati, può essere utile aprire gli occhi per rimanere svegli e continuare il lavoro. Quindi stiamo in contatto con le mani, con le dita e ora sentiamo le due mani anche con il polso interamente. Quindi mano sinistra e mano destra. Vediamo cogliere le varie sensazioni nelle due mani. Inspiriamo per l'ultima volta nelle due mani e con l'espirazione ci spostiamo alla parte inferiore di entrambe e due le braccia, quindi dalle mani al gomito. Portiamo questa parte del corpo alla nostra gentile attenzione. Inspiriamo ultima volta nella parte inferiore e con l'espirazione lasciamo andare e per spostare l'attenzione ai gomiti. Inspiriamo nei gomiti, espiriamo, lasciando andare i gomiti e spostiamo l'attenzione sulla parte superiore, quindi dai gomiti alle spalle, entrambe le braccia.
inspiriamo per l'ultima volta. E con l'espirazione lasciamo andare questa attenzione. E ora la spostiamo proprio sulla parte cervicale. No, scusa. Ora portiamo l'attenzione proprio su entrambe e due le braccia, nella loro interezza. Quindi, entrambe e due le braccia e la nostra gentile attenzione. Inspiriamo quindi l'ultima volta nelle due braccia ed espirando lasciamo andare l'attenzione. Sentiamo quindi il cervicale, questa parte, queste piccole vertebre, una piccola parte del corpo, ma così importante per la nostra possibilità di guardare da varie parti. È un movimento importantissimo per la nostra vita sociale e di sopravvivenza. Quindi continuiamo e sentiamo ora come la testa poggia più o meno pesantemente sul cuscino, sul materassino. Facciamo questo contatto, di sentire questo contatto fra la testa che poggia sul materassino, per poi continuare a lungo tutto il cuoio capelluto. Che copre grande parte della testa. Così arriviamo al fronte. Il nostro fronte può essere una parte dove spesso si verificano delle rughe, delle tensioni. E quindi vediamo come è questa parte in questo momento, in tensione o distesa. Comunque sia, noi la vogliamo accogliere così com'è, senza volerlo cambiare, ma proprio conoscerlo ora. Se in tensione, vogliamo conoscere questa tensione, dargli un po' di spazio nella nostra mente. E se è disteso, vogliamo cogliere questa occasione di sentirlo disteso. E scendiamo, sentiamo le sopracciglia, gli occhi possono avvertire stanchezza. Se questo body scan lo facciamo la sera, forse dopo una giornata davanti al computer, è probabile che sono stanchi. E possiamo sentire questa stanchezza sia negli occhi che nei muscoli dietro l'occhio. E quindi accogliamo quella stanchezza, o forse gli occhi sono ben riposati, quindi accogliamo l'occhio riposato. E scendiamo giù ancora e arriviamo alle mascelle. Anche questa parte della testa, del viso, dove spesso ci sono tensioni neanche molto consapevoli a noi. Stringiamo i denti, per modo di dire, no? E queste mascelle sono magari strette. E quindi portiamo consapevolezza a questo momento, come sono le mascelle, rilassate o in tensione. Se le mascelle sono rilassate, la bocca è un po' socchiusa. E andiamo a sentire le labbra. Sentiamo quindi il contatto con le labbra. E poi entriamo dentro la bocca con la nostra attenzione, sentiamo le gengive, i denti, la lingua, il cavo orale. Possiamo sentire magari la differenza di temperatura qui dentro rispetto a fuori. E poi andiamo avanti e sentiamo aria fresca che entra nelle narici. Facciamo contatto con le nostre narici.
quel punto dove aria entra. E possiamo quindi anche sentire aria che fuoriesce dalle narici e che quell'aria forse è un pochettino più tiepida, più calda che non aria che entra, perché ha fatto un percorso all'interno del corpo. E ora seguiamo aria che entra dalle narici, sentiamo come scende nell'esofago. Sentiamo come apre il petto, come si allarga quindi la cassa toracica e sentiamo come scende ancora nella parte addominale, allargando anche la pancia, con aria che entra e come tutto questo si restringe per mettere fuori l'aria, per far uscire quell'aria che non serve più. Dopo che ci siamo ossigenati. Quindi sentiamo questo fluire dell'aria che entra, fluisce nel corpo e esce. E ora vediamo di sentire questo. Aria, questo respiro in tutto il corpo. Quindi immaginiamo che per 3 respiri profondo facciamo entrare aria da sotto i piedi, lo facciamo scorrere nel corpo e uscire dal capo della testa, come se fossimo delle balene. Quindi aria entra sotto i piedi e fuoriesce dalla testa. Facciamolo 3 volte. Una bella inspirazione e una bella espirazione. E ora vediamo di farlo al contrario. Facciamo entrare aria dalla testa e facciamolo fuoriuscire da sotto i piedi. Sentendo come ogni parte del corpo si ossigena, ogni parte del corpo entra in contatto con la nostra attenzione. Inspiriamo quindi la testa ed espiriamo dai piedi. E ora rimaniamo semplicemente in contatto per un momento con tutto il corpo e con il respiro che fluisce così, senza che noi interveniamo, senza il nostro controllo, senza volerlo cambiare. Stiamo semplicemente con tutto il corpo e col nostro respiro per qualche momento prima che suona il gong che segna la conclusione di questa body scan.